Si inaugura oggi la nuova sede del Circolo Ricreativo Giuseppe Napoli di Mazara del Vallo, accanto a me il Presidente Armato, una sede nuova per continuare un percorso già iniziato da tempo. Sì, al di là di una sede nuova è un cambio di sede, perché noi siamo stati per 29 anni, perché la nostra associazione vive da 29 anni, sempre nella via Roma al Civico 121, mentre ora ci siamo trasferiti al Civico 58 e quindi siamo stati sempre oggetto di grandi manifestazioni, di organizzazione di convegni, di dibattiti, di tornei ludici e quant'altro, e quindi la nostra associazione è stata da sempre lodevole per le iniziative e con l'amministrazione provinciale prima, ma anche con le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite, indicando loro percorse per quanto riguarda tantissime attività. Oggi, grazie al Centro Culturale Giuseppe Napoli, praticamente noi abbiamo a Mazara del Vallo l'Ele Soccorso, che è stato praticamente sotto nostra indicazione con l'allora amministrazione Vella, che fortemente l'abbiamo voluto e alla fine ci siamo riusciti. Oggi abbiamo un Ele Soccorso di tutto rispetto e questo è una cosa di cui andiamo molto molto fieri. La stessa cosa posso dire dell'allargamento della via Valeria, dove c'era la strettoia del passaggio a livello che abbiamo praticamente indicato all'amministrazione, che poi è venuta alla luce. Oggi, in occasione di questa manifestazione, praticamente abbiamo detto alla nuova amministrazione, all'assessore Bellardello, praticamente, che rappresentava l'amministrazione Cristaldi, indicando che c'è un'altra strettoia di questo per fare venire alla luce la via Mongitore, che è una strada molto disastrata, che due macchine non ci passano ed è oggetto sempre di piccoli incidenti. Abbiamo detto che ci vuole poco, basta andare al Dipartimento delle Ferrovie dello Stato a Palermo, così come ha fatto l'allora assessore all'urbanistica l'avvocato Francesco Truglio, così come è riuscito nella via Valeria, potrà questa amministrazione riuscire con la via Mongitore. Noi siamo stati sempre a dare delle indicazioni importanti, tant'è che ogni anno la nostra associazione presenta all'amministrazione comunale una relazione dettagliata per tante iniziative che l'amministrazione può fare, indicando spesso tutte le cose che a nostro parere si possono fare senza volere ingigantire più di tanto. Oggi si inaugura la nuova sede dell'Associazione Giuseppe Napoli qui a Mazara del Vallo, accanto a me il dottore Massimo Russo, socio onorario dell'associazione, se non mi sbaglio. Cosa ne pensa di questa nuova sede? Oggi ha parlato tra l'altro anche di sanità, da ex assessore alla sanità. Cosa ne pensa anche di come stanno andando i lavori all'ospedale di Mazara? Beh, sono stato coinvolto in questa iniziativa di essere socio di questo circolo culturale già nel 2010, sono un socio onorario. E ho confessato che è l'unica mia iscrizione ad un'associazione ed è un privilegio tornare a Mazara. È rimasto anche questo legame attraverso questa associazione, al di là dei legami familiari, affettivi e amicali. È un circolo che si dà da fare, che funge da stimolo per l'amministrazione comunale, propone, spesso ottiene, quindi mi metto a disposizione per altre iniziative. Ovviamente qualcuno ha ripreso il tema dell'ospedale, io ormai sono molto distaccato, sono tornato a fare il mio lavoro, ho svolto il mio servizio civile anche per la comunità di Mazara, realizzando questa opera di cui poi parleremo quando sarà efficiente, quando sarà l'ospedale dei mazzaresi e mi auguro non soltanto dei mazzaresi. Ho detto soltanto che a mio avviso qualcuno dovrebbe intestarsi un'altra grande battaglia, non fare il solito ospedale generalista come ci sono già in provincia, pensare a qualcos'altro, farlo assurgere un ospedale di eccellenza, e bisogna cominciare a lavorarci politicamente sin da adesso per non ritrovarci poi in un ospedale che sia il doppione di altri che abbiamo nella zona. Fermo restando che in quella struttura vanno garantiti i reparti che servono ai mazzaresi, ma dobbiamo pensare a qualcos'altro, perché poi la sanità diventa volano di sviluppo sociale, economico. Dobbiamo pensare che c'è la radioterapia e forse è il caso di collegare qualche reparto d'eccellenza facendo un accordo con qualche ospedale di eccellenza siciliano o non soltanto siciliano. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, l'assessore Vito Billardello e il presidente del consiglio Vito Gancitano, un'associazione, quella che si chiama Giuseppe Napoli, appunto, che è molto attiva sul territorio.
Sì, rappresenta una realtà molto importante, rappresenta un ente che si pone, come ho detto poc'anzi nel mio intervento, da interfaccia tra quella che possono essere le esigenze dei cittadini e della popolazione e l'amministrazione comunale, e penso che proprio perché sui grandi obiettivi è necessaria una collaborazione importante tra tutti gli attori presenti all'interno di una comunità, io penso che il pubblico è importante, ma anche importante il privato, e anche importante che ci siano delle forme associative che possono essere da supporto e da stimolo all'attività dell'amministrazione comunale. L'amministrazione è sempre accanto appunto delle associazioni che sono sul territorio? Sì, questa è una delle tante associazioni che ad oggi porta avanti alcune problematiche che vengono recepite dalla nostra amministrazione comunale, quindi gli chiedo io di continuare ad andare avanti perché serve da stimolo per risolvere alcune problematiche della città.